Ah, le 15:45, uscito in anticipo oggi. Non me ne sono accorto. Il vulcano di Porzia, uscito in anticipo. Prima c'era stata un'eruzione. Marchito. Però non ci ho guardato più perché non... È uscito pure oggi, anche di domenica il vulcano di Porzia. Ho la sua comparsa. Beh, possiamo dirlo la domenica, perché la domenica? A questo punto, perché io non ce l'ho con nessuno, anche se fosse stato qualcuno qualche volta a bruciare roba sua, ma che me frega a me? Non è che inquina qua, un fatto momentaneo. È stato fatto da che mondo è mondo, ma non è che uno di uno meno. Rovina tutto, cioè oggi l'attività commerciale lì, ieri e oggi è ferma, quindi nessun sospetto cade, che non è stato mai detto il sospetto su chi ha qualche attività commerciale. Sono stati esclusi tutte le possibilità, i contadini, il commercio, l'industria, la raccolta dei rifiuti. È rimasto in piedi il vulcano e basta. Poi ci può essere il terrorismo, una scuola altamente attrezzata. E visto che in questi giorni siamo in tema di terrorismo. Ma non credo, perché quale frutto potrebbe portare un simile esperimento? Che dura anni, senza mai finire. È il vulcano. Cioè questo oggi non porta beneficio a nessuno. Ecco, è rimasto in piedi qualche setta. Ma anche le sette, in 7 anni, le 8, mi sarebbero rotte le palle. Pure se erano 14. Quindi qua non è tanto importante il discorso del vulcano, perché di questi fenomeni ce ne saranno tanti in Italia. È importante il fatto che vede me contro le istituzioni, contro la popolazione, contro i miei compaesani, contro tutti. E questo è un fatto importantissimo per me. Questo dimostra che la criminalità sta anche dalla parte di chi si reputa onesto. Quindi anche le istituzioni non è che sono oneste. A volte sono meno degli altri. A seconda di chi sono rette. Le istituzioni rispecchiano le caratteristiche di chi le rappresenta, di chi le va a funzionare. È finito, vabbè, era cominciato 5 minuti prima.